Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, e voi tutti gentilissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio a tutti, Ave Maria, da Don Leonardo Maria Pompei, in diretta con voi per una nuova puntata di Spazio Giovane, dedicata al ciclo di catechesi e sulla preghiera, che ormai ci accompagna da oltre 40 puntate, e che ancora ha in serbo qualche altro episodio. Speriamo formativo, costruttivo e soprattutto che ci porti ad una unione sempre maggiore sia con Gesù che con Maria e che si realizza in maniera eccezionalmente formidabile nella preghiera. Siamo, come sapete, nel tempo di Pasqua, abbiamo appena celebrato la Domenica della Divina Misericordia, adesso vivremo, ci godiamo insomma questi 50 giorni di trionfo con Gesù e tra poco, già dalla settimana prossima, saremo immersi nel mese dedicato alla Madonna, che sapete è un mese particolarmente propizio per una rinnovata preghiera. Ecco, ne abbiamo già parlato del Santo Rosario. Certamente nel mese di maggio troveremo il modo di parlare ulteriormente di preghiere e devozioni a Maria Santissima. Oggi però con voi vorrei trattare di un capitolo molto bello tra le preghiere approvate da Santa Madre Chiesa e quindi giunse indulgenziate, che sono le litanie del Sacro Cuore di Gesù. Le litanie del Sacro Cuore di Gesù sono qualcosa di veramente stupendo e bellissimo, perché ci portano nel cuore stesso di nostro Signore Gesù Cristo, ecco, cioè all'interno del mistero del suo amore. E ci sono due devozioni molto importanti, che sono quelle appunto approvate dalla Chiesa al sangue di Gesù e al cuore di Gesù. Cuore di Gesù che sapete essere stato oggetto di rivelazione entusiasmante e per certi aspetti veramente dirompente a Santa Margherita Maria Lacocque. Alla fine del 1600, le rivelazioni del Sacro Cuore si collocano tra il 1670 e il 1675. Santa Margherita nacque nel 1647 e morì nel 1680, a soli 43 anni. Una donna veramente straordinaria, una amante di Gesù. E il mistero del cuore di Gesù è entrare a fondo, affacciarsi un po' perché affondo in questo mare sconfinato non è molto semplice, è comunque entrare nel mistero dell'amore del cuore di Gesù, dell'amore di Dio. Se noi stessimo in diretta da adesso, ecco, fino al momento della mia morte terrena, immaginiamo che fosse possibile una cosa di questo genere. E chi vi parla fosse sostituito, ecco, dalla sapienza dello Spirito Santo o dalla sapienza della Madonna anche, ecco, per parlare dei misteri dell'amore e del cuore di Gesù, non avrebbe balbettato che neanche qualche misera sillaba. E noi non possiamo, ecco, penetrare questo abisso sconfinato, perché è più grande di noi, è qualcosa di veramente immenso. Sapete che i prodromi delle rivelazioni al cuore di Gesù li ebbe addirittura l'Apostolo San Giovanni, che si racconta, non mi ricordo se a San Bonaventura da Bagnoregio, a San Bernardo o a chi, ebbe a rivelare che durante l'ultima cena, in particolare che lui stesso insomma racconta, no? Quando chiese a Gesù chi era il nome del traditore e Gesù gli poggiò il capo sul petto, no? E poi gli disse: colui per il quale intingerò un boccone glielo darò, no? Voi dovete sapere che nell'ultima cena non c'erano le sedie come quella su cui sto seduto io adesso, come quelle su cui noi stiamo seduti a tavola per mangiare, ma anche presso gli ebrei c'era la consuetudine di osare. E i romani triclini si chiamavano così, cioè erano dei sedili letto. Questo è un particolare che fa anche capire
qualcosa di come è stata compiuta, per esempio, la lavanda dei piedi da parte di Gesù, no? Quindi era relativamente facile perché i piedi sporgevano da questi letti sedili e quindi un po' più facile, insomma, che mettersi sotto un tavolo e abbassarsi, insomma, in quel modo, no? E quindi Gesù si mise, diciamo, a petto verso l'alto e prese Giovanni, scusate, che stava sdraiato accanto a lui, mettendogli la testa sul petto. San Giovanni disse che usciva un tale fuoco, ma proprio un fuoco percepibile, ecco, che ha avuto una vampa enorme sul suo viso e ha sentito pulsare il cuore del figlio di Dio. Abbiamo parlato anche quando ci siamo incontrati anche su questa radio in occasione della sua passione, che penetrare dentro i dolori anche solo esterni della passione di Gesù, esercizio sommamente a lui gradito e molto santificante, ci aiuta, diciamo, a capire molto, ecco, dell'amore che Gesù ha avuto per noi, quindi dei punti estremi a cui ha voluto spingere la sua sofferenza, ma questo è nulla in confronto a ciò che lui dentro di sé viveva. Cioè, Gesù, figlioli miei cari, è completamente, e lo dico senza offese e senza bestemmiare il suo nome, divinamente folle di amore per noi, capite? Noi non ci arriveremo mai. E quando guarda un'anima da lui creata, chiunque essa sia, certamente non approva nel suo amore il peccato che un'anima fa, ma quando la guarda, diciamo così, lui, diciamo così, impazzisce di amore. Io sono consapevole, insomma, delle cose che sto dicendo, che possono sembrare, diciamo, un po' forti e anche magari forse irriverenti nei confronti di Gesù, ma non lo sono, non ci sono parole per poter esprimere una cosa di questo genere. Noi sappiamo che il cuore di Gesù pulsa continuamente nella Santissima Eucaristia. Cioè, vi siete voi mai chiesto, adesso vi metto a parte una riflessione mia personale che ho fatto proprio nei giorni scorsi, no? E approfondendo anche, magari poi su un giorno le suore vorranno, faremo qualche ciclo di catechesi dedicato a questo, insomma, alcuni aspetti del mistero della Divina Volontà. Ma voi capite che mentre io sto parlando adesso, il cuore di Gesù è vivo e pulsante in quanti tabernacoli del mondo, secondo voi? Quanti sono i tabernacoli in cui sono custodite le sacre specie eucaristiche? E dove dovremmo molto familiarizzarci di più? Perché lì siamo a contatto cuore a cuore con il cuore di Gesù, capite? E con il mistero del suo amore. È come se ci fosse, metafora molto molto piccola, un camino acceso e dentro il gelo, ecco, della nostra vita umana, che a volte è così povera di amore, e noi abbiamo un camino acceso in perpetuo dove potremmo scaldarci, dove potremmo arroventarci, capite? Imparare anche ad amare da Gesù, imparare ad amare Lui anzitutto, imparare ad amarci tra di noi. Che sono due aspetti, uno prioritario, l'altro certamente subordinato, ma ugualmente importanti, e non lo facciamo. Però capite che se io anche, come magari potessi, stessi tantissimo tempo davanti al Santissimo Sacramento, quindi per evitare il più possibile di lasciare Gesù nel tabernacolo, che tra l'altro ci ho messo io lì dentro, dove si trova, non potrei inevitabilmente rimanere lì, è come dire, incessantemente, d'accordo? Perché dovrei mangiare fino a quando sono in questo mondo, dovrei dormire, che sono le cose meno importanti, dovrei confessare, dovrei stare a passare le anime, dovrei fare la catechesi, dovrei dare un buon consiglio, quindi non posso, no? Eppure lui sta sempre lì. Allora io mi chiedevo, dico, ma signore mio, ma sì, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, sì, certamente lui Gesù ha detto così e così ha fatto, no? Dico, ma tu che fai dentro sto Santissimo Sacramento? Voi pensate che Gesù stia lì dentro come una specie di cosa senza vita, quindi come se fosse una pietra o come se fosse un qualche cosa di amorfo?
Non è così, eh? Cioè, si legge nel Catechismo di San Pio X, io dico sempre, dovrebbe essere ampiamente rispolverato, che il nostro Dio e Signore Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, siamo tutti d'accordo, giusto? Allora, Dio c'è sempre stato, come diciamo nel Credo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, il Verbo eterno, increato, come il Padre. Esiste da sempre e per sempre e nella sua natura, diciamo così, meramente divina, è un solo Dio con il Padre, lo Spirito Santo e ne condivide tutte quante le proprietà. Quindi, se io vi chiedessi adesso dove si trova Dio in questo momento, la risposta è facilissima: Dio si trova in me, fuori di me che sto parlando ed è tutto dappertutto. D'accordo? Però l'umanità di Gesù, voi capite. Ora non si trova qui a fianco a me, cioè magari ecco, se volesse apparirmi, potrebbe apparirmi in corpo e anima, come stiamo vedendo nei Vangeli di questi giorni, no? Gesù le apparizioni le ha fatte appena risorto, ha continuato a farle anche dopo la risurrezione, infinite volte, per esempio a Santa Margherita Maria Lacocca, per rivelare il Sacro Cuore nel modo che adesso poi vi dirò, no? Ma se non mi appare l'umanità di Gesù, io non la posso vedere. E dove si trova l'umanità di Gesù adesso? Si trova essenzialmente, come diciamo nel Credo, salì al cielo, siede alla destra del Padre, cioè l'umanità di Gesù unita alla sua divinità, si trova in quello che la tradizione ha chiamato il cielo empireo, cioè nel luogo dove Dio abita, capite? E lì si trova anche giustissimamente unita alla Santissima Maria del Figlio, la nostra Signora e Regina Maria Santissima. Attenzione però, Gesù non si trova solo lì. Ma Gesù con la sua umanità, anche con la sua umanità, è presente in tutti i tabernacoli del mondo. Cioè, la Santa Madre Chiesa, da cui vi raccomando, lasciamoci sempre ammaestrare nella sua santa, benedetta e autentica e celeste dottrina, afferma, ma non soltanto con la Mysterium Fidei di Paolo VI, insomma, ma a partire dal Concilio di Trento in poi, ininterrottamente, che nelle sacre specie eucaristiche Gesù è presente in corpo, sangue, anima e divinità. Io ricordo benissimo quando in seminario lessi la Mysterium Fidei di Paolo VI che rimasi senza fiato, senza parole, perché dico, ma veramente? Proprio sussultai sulla sedia. Perché Paolo VI disse, sì, non sono in corpo, sangue, anima e divinità, ma aggiunge, nell'Eucaristia Gesù è presente esattamente come si trova in cielo. Ma stiamo scherzando? No! C'è un'unica differenza, ma non è una differenza sostanziale, è una differenza del modo con cui è presente. Cioè, è seduto al cielo alla destra del Padre, come? Attraverso le sue meravigliose membra fisiche, capite? Che saranno oggetto di beatitudine quando potremo vederle e che il Signore affretti la partenza dal nostro esilio terreno, perché io, detto fra me e voi, sono dispostissimo, se Gesù pensa di fare qualcosa con la mia pochezza, a rimanere in terra anche altri 100 anni se fosse necessario servirlo. Però mentirei se dicessi che non vedo l'ora di gettarmi tra le braccia di Gesù e della Madonna a pari merito. Gesù mi perdona, ecco, ma anche lui ama tantissimo, insomma, la Madonna, anzi, nessuno la ama più di lui e sa che solo vedere lei sarebbe sufficiente per avere l'estasi del paradiso. Però io Gesù lo vedo tutti i giorni, capite? Perché la differenza che c'è tra la sua presenza personale e reale e quella eucaristica e reale è solo che nell'ostia occupa lo spazio attraverso le specie consacrate, capite? Ma è lui, non è un essere inerte, non è una sostanza amorfa o un pezzo di pane, capite? È lui. E anche se i nostri sensi non lo percepiscono, cioè, chi di noi non, cioè, che creda veramente non è così folle
che non desidera nel cuore. Io spero che voi lo desideriate. Questi desideri dobbiamo friggere a Gesù, perché lui è contento di vederlo, di parlargli, di abbracciarlo, di baciarlo castamente, di baciare le mani, le piaghe di Gesù, le sue mani, i suoi piedi. Io solo se ci penso c'è il pericolo che finiamo la diretta e ci mettiamo a punto, no? Ecco, è quindi meglio che non ci penso. Ma nell'Eucaristia Gesù è così, capite? Non pensiate che stia parlando per antonomasia o che stia facendo, diciamo, dobbiamo fare la catechesi per esaltare. È così, capite? È un dogma di fede. Dire un dogma di fede non vuol dire dire una cosa brutta cioè, prenderla a negativo, no? Cioè, chi non ci crede è eretico e se vuoi stare in comunione con la Chiesa devi credere questa cosa. Ma vuol dire, quando uno dice, cioè, quando noi sappiamo che una cosa è dogma di fede, questo ci deve rallegrare infinitamente, perché significa che questa cosa non è che è vera, ed è più, capite? Non c'è nessun dubbio. E allora che cosa fa Gesù con la sua vita attiva? Perché se è presente lui, proprio lui, quindi non semplicemente un pezzo di pane consacrato, ma lui che fa dalla mattina alla sera dentro il Santissimo Sacramento? Lo sapete che fa? Dentro il Santissimo Sacramento, lui dalla mattina alla sera prega, ripara, offre al Padre tutta la sua creazione, offre il suo grazie, la sua lode, la sua benedizione per tutte le volte che non lo facciamo noi, capite? Offre le sofferenze che ha vissuto sulla terra e offre, ripeto, il rendimento di grazie per tutte le cose che lui stesso con il Padre ha creato e ha messo a nostra disposizione. Ma voi avete ringraziato Gesù stamattina quando siete usciti fuori e avete visto il sole che splende? Avete ringraziato Gesù quando siete usciti fuori e avete visto e avete sentito stamattina qui a Sermoneta c'era una brezza soave che sembrava di stare su un monte Horeb a fianco a Elia. Quindi sentire la carezza del vento, e il vento l'ha creato nostro Signore. Cioè, chi di noi si affaccia alla finestra, guarda gli alberi, sente un uccellino che canta e dice: Signore, ti amo e ti ringrazio per questo che vedo e per questo che sento. Ma guardate che queste cose noi dovremmo farle, capite? Noi non possiamo comportarci come gli esseri umani che godono come una sorta di ladri di tutto quello che Dio ha fatto, perché noi siamo completamente immersi in un interrotto ti amo di Dio e la stragrande maggioranza degli uomini non gli importa assolutamente nulla. Questo è un peccato gravissimo, di omissione. La spiritualità del cuore di Gesù. Quando Gesù apparve a questa santa donna, sapete che cosa gli disse? Gli aprì il petto, ma non è che gli ha aperto il petto anche qui, metaforicamente, cioè una scena anche un po' forte, no? Capite? Gli apre il petto. Questa donna, che stava impazzendo, ovviamente, l'ha visto il cuore umano di Gesù va a pulsare e infiammato d'amore. A un certo punto Gesù ha messo la mano, guardate che sono scene un po'. Non, anche questo non è un film o un racconto metaforico, cioè questa se l'è sognata la notte e è andato a raccontare questo sogno simbolico che c'era qualche interpretazione. No, Gesù veramente ha fatto queste cose. Ha preso sto cuore, se l'è messo in mano, capite? Un cuore acceso con i simboli che significano la sua passione, no? Quindi il fuoco che lo infiamma, perché l'amore è infiammato, la croce che lo sormonta, perché l'amore di Gesù si è fuso verso di noi con una sofferenza indicibile, capite? Tu che mi stai ascoltando, ti prego, ascoltami bene. Tu devi pensare che Gesù, tutto quello che ha fatto, lo avrebbe fatto anche solo per te. Hai capito bene? Per te. E se non c'hai idea, vattene a leggere 24 ore della Passione, tutti quanti i racconti che ne parlano. E quando pensi quelle cose, tu devi pensare che Gesù ti stava pensando, ma non è una metafora. Gesù, io sono sicuro che Gesù, mentre soffriva, pensava a Leonardo Maria Pompei. Non ho nessun dubbio di questo. E lo so che se, vedendo la mia cattiveria, Gesù per assurdo pensasse che se scendo un'altra volta solo per quello sciagurato di Leonardo Maria Pompei e muoio un'altra volta, quello si converte, per dire, lo farebbe subito. Capite? L'amore è uno spreco. Capite? Io sono rimasto folgorato, l'ho già detto, e molto colpito, e lo dico molto volentieri. Dall'omelia che il mio caro vescovo fece
l'hanno già detto forse qualche altra catechesi, in occasione delle esequie di un mio parente stretto, da poco, era lunedì santo, c'era il Vangelo dell'unzione di Betania, quindi quando Maria di Magdala, in un impeto, diciamo, del suo amore ardente, che tutti dovremmo imparare da Maria di Magdala, perché noi dovremmo essere tutti così nei confronti di Gesù, e anche di più, spaccò questo vasetto d'olio dal valore di 300 denari, cioè l'equivalente dei 15.000 euro. Adesso non mi fate perdere troppo tempo, credeteci che l'equivalenza è questo, per ungere i piedi di Gesù. Era un gesto folle, d'amore, ma questo è niente nei confronti di quello che Gesù fa per noi, farebbe per noi, ha fatto per noi, nulla. E il vescovo diceva proprio l'orizzonte, la dimensione per comprendere l'amore di Dio è quello dello spreco. Cioè, veramente Gesù ha scialato, diremmo noi, capito? Ha proprio aperto i forzieri, ha dato tutto, capite? E dà tutto. Voi immaginate in qualche chiesa, se magari, ma anche, io vedo anche qui, no? Io sto in una chiesa stupenda, no? Però è una chiesa d'arte, quindi dentro, per carità, io sono felicissimo di starci, no? Però voi capite che le chiese d'arte a volte, come dire, sono visitate e sono frequentate quasi come se fossero un museo, capite? E uno entra lì dentro, non lo so, anche qua, dice, c'è questo istinto dell'essere umano che ruba, capite? Cioè, ci sono state delle persone per fare un'opera, una bella opera d'arte, uno deve essere anche un credente che dona quella cosa e la mette dentro una chiesa. Perché come gesto di culto verso Dio, verso la Madonna, e come aiuto, diciamo così, questo è il senso dell'opera d'arte, no? Al fedele, attraverso anche la bellezza di quel quadro, di innamorarsi di più della Madonna, del Signore. Quindi l'arte santamente vissuta è una bellezza che porta, come dire, direttamente alla preghiera, all'amore, capite? Anche a un nuovo ti amo detto a Dio e ringraziamento per il genio che ha dato a un artista, per l'ispirazione che gli ha dato, per la sua, non lo so, capacità straordinaria. Io, per esempio, che sono proprio un disastro. Io a scuola, in educazione artistica, se mi mettevi una matita in mano, facevo certi sgorbi che manco. Quindi io rimango sempre esterrefatto quando vedo un'opera d'arte, perché è una cosa che proprio non mi appartiene, sono proprio buono. Capite? Quindi vedendo in un'altra creatura quel talento, come dire, mi rallegro, me ne compiaccio e ringrazio il Signore. Però se la chiesa diventa un museo, è brutto. Capite? Cioè, le opere d'arte stanno dentro una chiesa. Quindi immagina uno che entra dentro una chiesa d'arte, manco si fa il segno della croce, immagina uno che entra dentro una chiesa d'arte, manco fa una genuflessione davanti al Santissimo Sacramento, ma sta semplicemente in giro guardando, catturando con gli occhi, scattando foto e magari anche con un comportamento assolutamente non adatto al luogo sacro, chiacchiere, mercati, adesso che arriva l'estate, ti immagini, ecco, spogliarelliste di Las Vegas che circolano fuori sede. Quindi Gesù sta lì, voi capite, cioè io lo capisco che molte persone che si accostano a questo mondo gli passa manco per l'anticamera del cervello, perché il livello purtroppo a volte di fede, di alcuni fedeli, è molto basso, capite? Ma noi questo dobbiamo riscoprire, cioè il cuore pulsante di Gesù ce l'abbiamo a portata di mano, capite? Per cui il luogo sacro, la Chiesa, è custode di questo immenso mistero e la dimensione dell'incontro con l'amore di Gesù nella sua casa è il silenzio. Capite? Cioè, quando uno prega, prega in silenzio. Cioè, cosa fa Gesù nel silenzio eucaristico? Gesù nel silenzio eucaristico non tace mai. È in un atto di preghiera e di lode incessante per noi e per tutti. E questo atto è efficace per noi. Capite? Perché la riparazione che lui offre nella sua natura umana serve anche, come dire, si diceva in tradizione, a tenere buona la divina giustizia, che ogni tanto potete pure pensare, dice, ma stomini che ci fregano e che si godono tutti quanti i nostri beni senza manco dice grazie, forse sarebbe il caso di metterci un punto.
Ma questo Dio non lo fa. Perché? Per tutte le messe che vengono celebrate, ma anche per tutte le adorazioni e riparazioni che Gesù offre per noi al sacramento dell'Eucaristia e che ci invita a fare altrettanto. Quando apparve a Santa Margherita, gli presenta sto cuore e gli dice: ecco il cuore che ha tanto amato il mondo. Ma in cambio non riceve altro che ingratitudini. Terribile questo qui. Io l'ho detto ai miei fedeli il Venerdì Santo, nei giorni della Settimana Santa. Dico: ragazzi, ma qualcuno gli ha mai detto grazie a Gesù per quello che ha sofferto per noi? Ma grazie col cuore, dicono a Roma. Non ti ringrazio, sì, Signore, ti ringrazio. No, no. Cioè, tu ti metti in ginocchio e devi dirgli con le lacrime agli occhi: ma grazie, Signore mio. Guardate che Gesù l'ha fatta grossa per noi, eh. E noi non possiamo non dirgli grazie. Quando ogni volta che andiamo a messa il prefazio ci ricorda veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo, a te, sempre in ogni luogo, cioè la nostra lingua si dovrebbe consumare, ecco, nel ti amo, ti ringrazio, ti lodo e ti benedico. Questa filastrocca dovrebbe essere un canto ininterrotto del nostro cuore verso Dio. Imparando a riconoscere, anche grazie al mistero del cuore di Gesù, che noi siamo completamente circondati dal suo amore, capite? Cioè, non lo sappiamo riconoscere. E per esempio non lo sappiamo riconoscere nell'Eucaristia. Non riceve altro che ingratitudini, freddezze. Gesù ha usato questo termine, freddezze. Cioè, scusate, no, ma voi quando incontrate una persona, se la vedete fredda, distaccata, non dico sgarbata, ma già semplicemente fredda, formale, distaccata, siete contenti? Non credo. Noi siamo contenti quando incontriamo una persona cordiale, affabile, gentile, come dire, calda, ecco. O no? Cioè, la dimensione dell'amore è questo. Capite? È una cosa bellissima. Allora, io ieri sera mi sono commosso, l'ho postato anche su Facebook, vedendo un video dedicato ai 90 anni di Papa Benedetto. E la parte che mi ha fatto commuovere di più, ve lo dico proprio sinceramente, è stata quando Benedetto diceva davanti a Papa Francesco che lui si sentiva al sicuro e protetto dall'ambiente in cui stava, ma anche dalla bontà che traspare dal pontefice attualmente regnante. Che tutto gli si può dire, meno che non sia buono, quindi vicino, ecco, prossimo alle persone. E questo è chiaro che provoca immediatamente riscontri positivi, perché tutti quanti noi vogliamo essere amati, cioè l'amore è la grammatica della vita, è iscritta nel nostro DNA, nel nostro cuore. Se una persona ci ama e ci fa sentire l'amore, noi immediatamente siamo ben disposti nei suoi confronti. O no, sbaglio. Ma allora Gesù che ci ha amato in questa maniera così sviscerale, ma noi pensiamo che sia, come dire, un essere assolutamente insensibile, cioè che di fronte agli uomini che dicono: vabbè, chi se ne frega, ma come faccio il Signore della Croce che entra in chiesa? Cioè, noi dobbiamo immaginare che il nostro Signore dice: fa niente, come non fa niente? Lui ci rimane male, che noi siamo freddi. Gliel'ha detto a Santa Margherita Maria della Coque, gliel'ha detto. Il mio cuore soffre per le ingratitudini e le freddezze. Capite? Allora, io invito anche, qui stiamo facendo un ciclo di catechesi sulla preghiera, ma se voi leggete i manuali dei maestri di spirito, questo l'abbiamo visto anche quando abbiamo fatto la meditazione, però adesso le catechesi cominciano ad essere tante, chi non le ha seguite, voi sapete qual è il cuore della preghiera? Anche dell'adorazione mentale, anche dell'adorazione eucaristica, ma di qualunque cosa. Il cuore della preghiera è l'amore, è che si accenda il fuoco, capite? Cioè, io prego bene se la mia preghiera, anche la mia meditazione, la mia adorazione mi porta all'amore, cioè l'amore non è che c'è bisogno di spiegazione, il cuore deve battere, cioè i sentimenti devono nascere nei confronti di Gesù. Cioè, simile a quando uno è innamorato veramente, capite? Io da giovane sono stato innamorato di qualche creatura, quindi lo so più o meno com'è. Cioè, allora, Gesù
Vuoi capire se ami Gesù? Supponiamo, devi andare a messa e devi farti la comunione, ma ti senti batte il cuore, hai visto, come quando sei innamorato e devi fare la prima uscita con la fidanzata? Noi dovremmo stare così? Dice, ma no, io questo non lo sento. Allora, se non lo senti, sapete come si fa? Si fa subito. Ecco, se tu non lo senti, devi stare più tempo dinanzi a Gesù Eucaristico, perché Gesù Eucaristico è un fuoco ardente, capito? Se tu ti metti lì davanti e gli dici, Signore mio, io non so manco che dite, pensa un po' che bestia che sono, che animale che c'hai davanti, d'accordo? Che uomo di poca fede o che donna di poca fede. Sto qua davanti e sto come uno scemo, direbbero a Roma, non so manco che dirti, però io sto qui perché voglio farmi bruciare e scottare e arroventare dal tuo amore, lo voglio conoscere quanto mi vuoi bene e vorrei ricambiarti. E non pensiate che Gesù sia indifferente al ricambio di amore anche di una sola persona che mi sta ascoltando in questo momento. Gesù sussulta dentro l'Eucaristia se qualcuno ricambia il suo amore con un amore, il nostro amore è povero, è umano, non è degno di lui, ma lui lo accoglie, capite? Non mi ricordo a chi disse che non so che cosa farebbe, ce l'aveva specialmente con noi sacerdoti, per una goccia di puro amore sacerdotale. Voi immaginate quanto Gesù voglia essere amato dai sacerdoti? E io speriamo che riesca a finire il discorso senza. Cioè, a noi ci ha dato un dono, ma cioè, io Gesù mi si forma nelle mani, mi fa celebrare la messa, capite? Cioè. Io vi confesso, ogni tanto ancora mi sveglio la mattina e dico, ma sarà vero che io sono un prete oppure mi sono sognato tutto quanto, capite? Perché mi capita ogni tanto di fare i sogni di notte che mi ritorna in mente nel sogno la mia vecchia fidanzata e questa si voleva per forza sposare. Allora io nel sogno comincio a dire, ma come faccio a sposarmi? Io sono diventato prete, ma che sei matto? Io che lascio il sacerdozio per sposarmi? Ma tu sei matta? E lei mi dice, ma non sei diventato prete? Allora io dentro il sogno dico, ah, ma allora vedi che non mi ero sbagliato, era troppo bello per essere vero, quindi io sono diventato prete, non lo so sognato, non è vero. E allora comincio quasi a convincere che non lo posso sposare e poi mi sveglio e dico, ah, no, beh, meno male, sono prete sul serio. Cioè, capite? Immaginate se il nostro Signore Gesù non viene amato, io spero che tutti lo amino come me. Cioè, se Gesù non viene ricambiato di un amore caldo da un prete a cui gli ha fatto il dono più grande che possa esistere nel pianeta Terra, cioè, capite? E che facciamo? Cioè, è chiaro che ci resta male. Cioè, nell'ultima cena, San Giovanni ha sentito il cuore di Gesù arroventato quando gli stava dicendo: ecco lui per il quale sto per intingere questo pane. Cioè, io non mi ricordo, credo che sia. Il racconto della passione che è bellissima, nella beata prossima santa, credo forse già santa, Alexandrina Maria da Costa, una mistica portoghese poco conosciuta, ma un fenomeno unico al mondo del secolo scorso, che praticamente quando vide la passione di Gesù, descrisse così che al bacio di Giuda lei vide che uno stiletto si era conficcato nel cuore di Gesù, gli ha dato una coltellata al cuore. Una stilettatura, un dolore immenso, capite? Noi non possiamo immaginare cosa sta il tradimento di Giuda, perché già il tradimento è una cosa brutta, ma immaginate essere traditi, cioè Giuda era stato già consacrato sacerdote durante l'ultima cena, capite? E quindi è qualcosa di pazzesco. Quindi il cuore che riceve ingratitudini, abbiamo visto, freddezze, poi indifferenze, che è a mio avviso l'indifferenza, purtroppo una delle reazioni più comuni di questo nostro sciagurato tempo, capite? Cioè, di Gesù non importa niente a nessuno, importa niente a nessuno. E d'accordo, io per esempio ci ho avuto come abitudine sacerdotale quella di lasciare le chiese aperte per tutto il giorno, d'accordo? E qui la chiesa aperta è apprezzata, ma dai turisti.
È raro, d'accordo, trovare dentro una chiesa, almeno dalle mie parti, qualcuno che stia in ginocchio davanti al tabernacolo a pregare. È raro. Lo facevo anche nella precedente parrocchia, che non era una chiesa d'arte, e raramente io, recandomi in chiesa, trovavo qualcuno che stava, come dire, in preghiera. Vuol dire che siamo indifferenti. Voi sapete che l'indifferenza per certi aspetti è peggiore della freddezza. Cioè, perché quando una persona è indifferente nei nostri confronti, non gliene importa proprio niente, capite? Voi sapete che si dice qualcuno, no? Che la più grande vendetta non è l'odio, ma è appunto l'indifferenza. Cioè, non te calcolo proprio, non esisti. Insomma, dire non esisti al nostro Signore è grossa. Allora quest'anima, Santa Margherita Maria la Coq, ha amato Gesù alla pazzia, ha fatto delle pazzie indicibili, anche esagerando secondo me a volte, per lui ha ricevuto queste rivelazioni. Voi pensate che dopo che gli fece vedere questa scena, quindi ecco il cuore che ha tanto amato il mondo, che in cambio non riceve altro che ingratitudine, indifferenze, freddezze, sacrileggi su sacrileggi, sacrileggi su sacrileggi, specialmente nell'Eucaristia, ci ho fatto infinite catechesi, ecco, la piaga della comunione sacrilega, delle comunioni sacrileghe oggi sono una piaga dilagante, capite? Chi ha piaghe dilaganti, d'accordo? Perché oggi molte comunioni e poche confessioni, e con le poche confessioni spesso malfatte, perché alcuni peccati non sono riconosciuti come tali, altri non sono confessati, altri sono mal confessati, perché sono confessati come se stesse facendo una chiacchierata senza nessun pentimento, capite? Quindi confessioni nulle o inesistenti vuol dire comunione certamente sacrilega, quindi vuol dire una montagna, come dire, di sfregi fatti a Gesù nel suo sacramento d'amore, capite? E a mio avviso non è un caso, siamo un centenario di Fatima, che le apparizioni di Fatima furono precedute dall'angelo del Portogallo che insegnò due preghiere riparatrici ai pastorelli. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, ti chiedo perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, sperano, non ti amano, e poi quell'altra. L'angelo che davanti a sé aveva un calice e un'ostia gocciolante sangue, e prostrati con la faccia a terra, o Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei peccatori. Nel 1917 stiamo 250 anni dopo l'apparizione del Sacro Cuore, quindi vuol dire che quel problema denunciato 250 anni prima da Gesù, lungi dall'essere risolto, ma era tuttora ampiamente in atto, e peggio lo sarebbe diventato, capite? Anche tutte quante le volte in cui io personalmente, ripeto, nel rispetto dell'attuale disciplina della Chiesa, che è quella che conosciamo, quindi che permette ai fedeli, con le dovute attenzioni, anche di prendere l'ostia in mano, è una norma disciplinare per cui io la rispetto, perché non posso fare altro, ma faccio tanta fatica, però io dico sempre alle persone, fermo restando che, come dire, nessuno te lo può impedire, ma ti prego, stacci attento, perché se non ci fosse nessun altro motivo che questo, che il pericolo, che per quanto un'ostia sia confezionata bene, c'è sempre, perché io lo vedo nelle ostie che ho in mano io, vedo quello che c'è nella patena, perché, capito? O quando purifico una pisside, ci sono dei frammenti di ostie. È impossibile, anche se le suore sono bravissime, confezionano un pane, come dire, integrissimo, quindi che non si sbriciola, cioè, è quasi impossibile che un frammentino non si stacchi. E quel frammentino che si stacca, dove va a finire, figlio mio e figlia mia? Va a finire per terra, capite? Allora è chiaro che io devo rispettare, perché sono un ministro della Chiesa. Se una persona si impunta e vuole fare una cosa del genere, di questo pericolo, d'accordo? Perché la Chiesa certamente permette questa cosa, ma raccomanda estrema attenzione se leggete i documenti, assoluta, dando addirittura facoltà al celebrante, quando vede che per il confezionamento delle ostie il pericolo sarebbe grande, di non darla la comunione in mano. In questo caso sì, ci sono i documenti della Chiesa, capite? Però io dico, ma figlio mio, ma
Cioè, tu rischi che butti per terra un frammentino di Gesù e lo calpesteremo tutti quanti. Lo calpesto pure io che sto in chiesa, senza che me ne accorgo. Ma io mi sono sempre chiesto, dico, ma che motivo c'è? Capite? Perché? Non ci sta neanche il motivo igienico, perché io, la maggioranza, grazie a Dio, delle persone che si accostano alla comunione lo fanno in bocca, non c'è nessunissimo motivo igienico. Perché se un sacerdote sta attento, non ci sono motivi igienici che potete capire, insomma, quelli che lamenta qualcuno. Non succede niente, non succede. Perché, come dire, rischiare che Gesù vada a passare quest'altro guaio? Ecco, non è abbastanza quello che già passa nel tabernacolo, che un sacco di gente non se lo fila, d'accordo? E in un certo modo, capite, in un modo misterioso, ma certamente vero, è continua la sua passione nell'ostia consacrata. Perché, capite, se uno entra negli schemi teologici, io sono dottore in teologia dogmatica, quindi non dovrei dire io queste cose. Diciamo, ma Dio è impassibile, quindi te pare che il nostro Signore Gesù Cristo soffre nell'ostia consacrata? Dico, vabbè, in teoria questo discorso non fa una piega, capito? Però qualche piega c'è, capite? Perché vi faccio un esempio. Ci sono delle lacrimazioni mariane riconosciute dalla Chiesa, per esempio le lacrimazioni di Siracusa. Si trovano nel mio libretto sull'apparizione di Maria, che io scrissi proprio facendo attenzione a enumerare solo apparizioni riconosciute dalla Chiesa. Allora, se la Chiesa riconosce una lacrimazione mariana, quindi un quadro da cui la Madonna piange, ma voi scusate, ma la Madonna non sta in paradiso? Ma come non sta in paradiso? Certo che sta in paradiso, non gode in paradiso, ma figuriamoci, ma nessuno gode tanto la divinità quanto Maria Santissima. E allora come mai che piange? Capite? Cioè, come ogni tanto dice anche il Papa, dinanzi a certe cose noi dobbiamo fare un passo indietro con i nostri schemi, anche correttissimi da un punto di vista teologico, e lasciare spazio anche qui al mistero dell'amore. È chiaro che lei soffre perché se è madre nostra, è madre mia, d'accordo? E se adempiendo il mandato di Gesù anche la Madonna è folle di amore per ogni suo figlio e per ogni essere umano, né più né meno è come Gesù. Lei è la copia vivente di Gesù, capite? E se vede un'anima che va all'inferno e che si sta dannando volontariamente e che non si converte, ma voi pensate, ma come fa a essere contenta la Madonna? Ma che cosa ha detto a Fatima? Quanto era, come dire, tra virgolette, in apprensione, non voglio usare il termine angoscia perché è brutto, no? Ma preoccupata, ha fatto addirittura vedere l'inferno ai pastorelli, dicendo state attenti, qua c'è bisogno di qualcuno che si offra come vittima, che offra preghiere, sacrifici, perché dobbiamo chiudere le porte all'inferno. Quindi non possiamo noi andare avanti a schemi teologici. Ah, Dio è impassibile e quindi Gesù non soffre più. Ah, la Madonna è stata assunta in cielo e quindi adesso lei non soffre. Ripeto, sì, questo è conforme, diciamo così, a una delle proprietà della divinità che è l'impassibilità. Però non possiamo, capite? Non possiamo. C'era qualche padre della Chiesa che in un impeto, ne ho parlato in qualche altra catechesi, diceva la sofferenza di Gesù e io aggiungo di Maria è una sorta di passio caritatis, cioè è la sofferenza dell'amore, bellissima questa espressione. Cioè, siccome Gesù e la Madonna sono buoni soltanto ad amare, capite? È chiaro che l'amore non amato, e quando è amore non amato, vuol dire amore che si va ad autodannare, ad autoescludere dall'amore di Dio, ma che è evidente che questo qui non può lasciare indifferenti i cuori di Gesù e di Maria. Ed ecco perché le apparizioni poi del Sacro Cuore furono completate da quelle al Cuore Immacolato di Maria, dove la Madonna stessa disse, mostrando il cuore circondato dalle spine, arroventato come quello di Gesù: guarda il mio cuore circondato da spine che i peccatori ci infilzano dentro. Capite? Voi potete immaginare che nessuna persona, cioè, immaginate un peccatore. D'accordo? Una persona che non va a messa la domenica, per dire, no? A meno che non sia un demone incarnato, perché poi i satanisti e i demoni incarnati le fanno queste cose qui, ma un poveraccio comune, no.
non è che pecca pensando di voler ferire il cuore della Madonna, cioè adesso mo non vado a messa così do un dispiacere alla Madonna perché glielo voglio dare. Una persona che dice così è già un demone incarnato, d'accordo? Ma le persone comuni non fanno queste cose, capite? Lo fanno per ignoranza, per indifferenza, per leggerezza, ma ciò nonostante farlo è oggettivamente mettergliela quella spina nel cuore, perché è una porta chiusa togliersi dalla messa domenicale a un canale, al canale prioritario, al canale fondamentale in cui passa l'amore di Gesù per noi, di cui non possiamo farne a meno, che è la messa. Allora, l'insieme delle litanie di Gesù, che adesso andiamo rapidamente a leggere, sono 33 litanie, una più bella dell'altra. Sono un'invocazione, ecco, di, magari forse considererò, se non è il caso, di riprendere la prossima volta per commentare nel dettaglio anche le singole invocazioni, no? Che sono comunque molto molto belle, e adesso le vedremo insieme, nel senso di andare a verificare quali sono, e quindi quali sono alcuni attributi del cuore di Gesù con cui vuole essere da noi pregato e onorato. Ovviamente, come già le litanie del sacro, del preziosissimo sangue di Gesù, ogni volta che delle preghiere litaniche sono rivolte alla Santissima Trinità oppure a Gesù o ad una delle cose che riguardano Gesù, come il suo sangue e il suo cuore, non si risponde ad ogni invocazione prega per noi, ma sempre abbi pietà di noi. Sono 33, ecco, quindi è molto bello che siano 33, come 33 sono gli anni terreni di Gesù, ecco, anche di questo dobbiamo ringraziare, cioè, voi ci immaginate, soprattutto, questi pensieri vengono soprattutto quando si va in Terra Santa, no? Ma voi ci immaginate, cioè, ma noi ci rendiamo conto, ragazzi, che Dio ha camminato sulla pianeta, te, sul nostro pianeta, per 33 anni, cioè, se uno si mette a pensare bene a questa cosa qui, insomma, dovrebbe essere un po' contento, dovrebbe anche essere un po' grato nei confronti di nostro Signore, o no? Cioè, è una cosa grossa. Allora, tolte le consuete invocazioni con cui inizia ogni preghiera litania, quindi il Kyrie Eleison, il Christ Exaudinos e le invocazioni alla Santissima Trinità, andiamo a vedere cuore di Gesù, anzitutto, figlio dell'Eterno Padre, ad ogni invocazione ci abbi pietà di noi, cuore di Gesù formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, abbi pietà di noi. E qui mi vorrei già un attimo fermare, quindi cuore di Gesù figlio dell'Eterno Padre. Attenzione, il cuore umano di Gesù, e qui mi riallaccio anche, non so se ne ho parlato su Radio Buon Consiglio, ma ai riscontri sindonici sulla causa reale della morte di Gesù, è il cuore del figlio dell'Eterno Padre. Adesso io non vorrei qui fare una lezione di alta cristologia, la faccio, diciamo così, il più semplice che sia possibile in 5 minuti, nel giro di 5 minuti che più o meno ci restano per quanto riguarda questa trasmissione. Allora, Gesù è non una persona umana come noi, ma è una persona divina, perché è il figlio di Dio che, incarnandosi, ha preso ed unito alla sua persona divina la natura umana creata per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria. È per questo che la Madonna la chiamiamo madre di Dio, non madre semplicemente di Gesù, perché Gesù è Dio. Capite? Quindi la sua umanità, si dice in teologia, sussiste solo in quanto unita alla persona divina del Figlio di Dio. Quindi è un cuore umano come il nostro, ma quel cuore pulsa nel Figlio di Dio. Cioè, quindi se la divina essenza parimenti condivisa e caratterizzante ciascuna delle tre divine persone è l'amore, vuol dire che quel cuore è il cuore dell'amore essenziale, capite? Quindi l'organo che è lo strumento e il simbolo dell'amore unito all'amore per essenza,
Quindi nessuno di noi può sondare quella, la carica d'amore che ci aveva il cuore del figlio di Dio. Ed ecco perché allacciamento ai referti sindonici. Gesù in croce non è morto per soffocamento, come morivano i crocifissi. Gesù è morto, e questo si vede dal siero e dall'acqua che si sono depositati sulla chiazza sindonica. La formazione di acqua mista a siero intorno alla cassa cardiaca si ha quando si muore di un tipo particolare di infarto, che si chiama tecnicamente infarto per fissurazione, cioè, come dice il nome stesso, il cuore si buca, cioè, si fa una fessura, quindi si spacca. Cioè, capite? Voi sapete che l'infarto è l'arresto improvviso del cuore dovuto a cosa? Al fatto che si è spaccato. E quindi quando poi la lancia squarcia prima il petto e fa uscire tutto quanto quella montagna di sangue e di acqua in grande quantità e poi raggiunge la punta del cuore, in realtà buca un cuore già bucato. E voi, cioè, capite teologicamente questo che significa? Cioè significa che l'amore, non ci sono termini, immenso, folle, straripante, divino, che dal momento del concepimento ha cominciato ad animare, immaginate quel micron di atomo che capite che avviene nel momento stesso del concepimento, perché anche la natura umana di Gesù era unita a quella del figlio, alla persona del figlio di Dio, ma ha seguito, come dire, un processo di formazione analogo alla nostra, anche se divinamente formato, perché Gesù, la sua umanità non è stato concepito da seme umano, ma dallo Spirito Santo. Però da quel momento sto cuore ha cominciato a pulsare, come dire, forse sta in fibrillazione continua, io non oso immaginare il cuore del figlio di Dio, capite? E tutto quello che aveva sofferto, voi capite che se uno approfondisce gli studi sulla passione di Gesù, non può non convincersi della sua natura divina, Perché io sfido qualunque essere umano, anche i più grandi monaci, asceti, avvezzi al dolore, di sopportare tutto quello che si è sopportato lui dall'ultima cena fino alle 3 del pomeriggio, Ne è impossibile resistere. È assolutamente impossibile. Voi sapete che i romani era proibito cumulare la flagellazione con la crocifissione, anche perché una persona che veniva flagellata, se gli mettevi una croce sulle spalle, dopo 2 metri era morta, capite? Assolutamente, non c'era nessuna speranza. E Pilato fece flagellare Gesù appunto perché aveva intenzione di liberarlo. Dice: mo lo facciamo massacrare, però almeno gli conserviamo la vita e questi saranno soddisfatti. Ne abbiamo fatti freschi e contenti, ce laviamo le mani e ce lo sbologniamo senza ammazzarlo, perché comunque gli faceva un pochino di specie ammazzare uno che riconosceva innocente, capite? Ma il fatto che Gesù sia morto in questo modo vuol dire che quell'amore, dopo 33 anni di, come dire, di sollecitazioni divine a quel cuore che comunque rimaneva fatto di carne come il nostro, anche se cuore del figlio di Dio, con quell'esplosione d'amore che è stata la passione, io quando abbiamo visto le 24 ore della passione, cioè la cosa sconcertante di quel libro, ma è un po', sono un po' tutti i racconti della passione, è che Gesù più soffriva. Certo che stava morendo di sofferenze, ma ne chiedeva ancora, sembrava quasi che andasse a cercare ancora, perché l'amore era talmente grande che voleva soffrire ancora di più, ma non perché era malato, masochista, capite bene, ma perché non era matto, era folle d'amore e quindi voleva soffrire ancora di più, ancora di più, ancora di più, ancora di più, non gli era rimasta manco più un centimetro quadro di carne umana non maciullabile più. Capite? E quando non c'era più niente da soffrire, perché in croce che altro vuoi soffrire con quello che tu hai sofferto, con dico che dice che ha sete, si prende pure l'aceto in croce, si torce la bocca, eccetera, sta morendo, che cosa si è dovuto inventare l'ultima forma di sofferenza? Lo spaccamento del cuore. Cioè, capite? Allora, continueremo sicuramente la prossima volta, figlioli miei cari, anche se è iniziato il mese di maggio, noi siamo per la gioia della Madonna, che è contentissima sotto l'egida del cuore di Gesù. Io volevo finirle con una puntata sola, questo
questo argomento dedicato all'Eritrea del Cuore di Gesù, poi però gli eventi mi hanno preso, perché quando pensiamo al Cuore di Gesù dobbiamo pensare all'amore di Gesù, quando pensiamo all'amore di Gesù dobbiamo pensare all'Eucaristia, e quando pensiamo all'amore del Cuore di Gesù dobbiamo pensare alla passione e alla morte di Gesù, in cui questo amore proprio è esploso, è fuoriuscito in una maniera che deve assolutamente ferire il nostro cuore e sollecitarci a ricambiarlo. Gesù non vuole nient'altro che noi lo ricambiamo, capite? Certamente di un amore non soltanto affettivo, anche se è importante, capite? Non è, dice, ma non dobbiamo fare il sentimentalismo, dire voglio bene Gesù e poi faccio. Certamente no. Però Gesù vuole che uno gli dica ti amo, che uno stia davanti all'Eucaristia col cuore rovente, che uno stia a messa, che non veda l'ora di farsi la comunione, se è in condizione di potersela fare, capite? Che uno mette il conto alla rovescia a quanto manca a quando comincia la messa. Non sono cose da persone mentalmente disturbate, ma sono cose da persone santamente innamorate. Capite? Perché, cioè, se io non vedo l'ora che arriva l'ora in cui celebro la messa, non assolutamente niente, insomma, in confronto agli ardori e ai desideri che Gesù ha di me, della mia persona, della mia anima, della mia salvezza, della mia compagnia, eccetera. Ecco. Quindi possa la contemplazione e la considerazione del Sacro Cuore animarci e infiammarci di amore divino sempre di più, e soprattutto che noi possiamo diventare veramente delle sentinelle riparatrici eucaristiche. Quando andiamo davanti a Gesù Eucaristia, non giudichiamo se qualcuno si comporta male, se qualcuno entra in chiesa, non si fa l'azione della croce, non giudichiamo nessuno. Se vediamo qualcosa del genere, un bell'atto di amore, di riparazione a Gesù e anche una preghiera, perché quel poverino che non si rende conto di quello che fa, possa da Gesù ricevere una bella carezza sul cuore, che lo svegli, che glielo riapra e che gli faccia comprendere quanto Gesù l'ha amato e quanto anche da lui vuole essere accolto e ricambiato. Con questo vi do appuntamento, figlioli miei cari, alla prossima settimana. Vi benedico. Ave Maria.